qui allo stadio Angelo Massimino, sono tornati i tifosi delle curve, sono tornati i cori, il primo, il più significativo, dedicato a Pablo Cosentino. Giunge dalla curva nord ed è assolutamente inenarrabile il coro che ha praticamente fatto da controcanto all'inno della Catania, un Catania totalmente rinnovato con tutti in campo, i nuovi acquisti Belmonte, Coppola, Maniero, Schiavi, Mazzotta, Ceccarelli e Sciardone. Ne ha fatti praticamente un blocco Dario Marcolin e li ha collocati in campo, partendo dalla linea difensiva. Terracciano confermato titolare chiaramente dopo la cessione del primo Frison. Poi linea difensiva tutta nuova, Belmonte, Schiavi, Ceccarelli e Mazzotta. Nuovo anche la centrocampo, dove si salva soltanto Rinaudo. Poi Coppola e Sciaudone saranno praticamente i due terzi, destra e sinistra. Rosina sarà il suggeritore avanzato di questa linea di centrocampo e là praticamente rispetto alla prima avventura negativa della Catania sotto l'interregno di Dario Marcolin ci sarà Calaiò e Maniero, ma i due saranno suggeriti. È partita nel frattempo la gara proprio in questo istante da un giocatore che insomma ha il passo di uno come Alessandro Rosina. Catania che gioca con la classica casacca rosso-azzurra, pantaloncini azzurri, classica invece la casacca dei pluriscudettati italiani. Chiaramente sono tempi remoti, ma sappiate che insomma l'unica città che non è capoluogo di regione di provincia ad avere nella palmarès 7 scudetti. La formazione messa in campo da Scazzola differisce rispetto all'ultima sostanziale apparizione alla Provincella. Nel frattempo c'è subito la prima Calaiò, che giocata ragazzi, tempi di asso, ritorna il Catania che vogliamo, ritorna il Catania che all'inizio la Provercelli, Emanuele Calaiò al minuto quinto nel corso di questo primo tempo, prima saggia la sinistra, poi dopo una mezza staccata fa in gol, gol importantissimo del Catania, che sia Catania. Ancora attenzione Michele, Rosina, l'apertura largo sinistro, ancora la possibilità, una sciabolata al centro, ancora Calaiò, passa l'area di rigore, minuto sesto. Che Catania però, assolutamente spettacolare, riportano a sinistra, non c'è un attimo di tregua, si avesse al centro, allontana Russo con i pugni, ritorna Rinaudo, Rinaudo, il controllo, la finta, prova la staccata dalla distanza e poi fuori gioco, stavolta Di Maniero, applauso a scena aperta, l'arco a sinistra, fallo, calcio di rigore, calcio di rigore per il Catania, l'atterramento in area di rigore di Sciaudone, che è stato praticamente atterrato, assolutamente improvvida la manovra della linea difensiva. Sciaudone era avanzato palla al piede dopo l'inserimento di Mazzotta, Sciaudone che viene praticamente steso e al minuto 15 nel corso di questo primo tempo il Catania può andare al raddoppio dal dischetto, non ha avuto esitazioni Mariani di Aprilia a concedere il sacrosanto calcio di rigore a favore del Catania dagli 11 metri. Emanuele Calaiò può giocare con il suo piede mancino, di fronte a lui Danilo Russo, fischia l'arbitro proprio in questo istante di concentrazione, Calaiò la rincorsa e poi si va gol del Catania, raddoppia il Catania, Calaiò fa il pizzo con il calcio di rigore dagli 11 metri. Emanuele Calaiò, la sua larga piazza che abbracciano tutti quelli della Catania in questa nuova gestione, si abbracciano davvero tutti quanti, Belmonte, Schiavi, Ceccarelli, Mazzotta, Cappo, Coppola, Sciaudone, Maniero, tutti quanti, e adesso se proprio dobbiamo dirla tutta, vogliamo il gol di Maniero, vogliamo il gol di Rosina, non ci esaltiamo, ma il Catania di oggi sembra voler mettere davvero più di un sigillo, più dei due che finora hanno contraddistinto questi 15 minuti di partita giocata.
Catania 2, proverbiale. È stato ammonito di Roberto, mentre c'è un altro calcio di posizione all'inizio dell'area di rigore. Potrebbero davvero fioccare i cartellini gialli, perché il Catania, quando punta l'avversario uno contro uno, Sciodone, diventa assolutamente imprendibile, sia Colì che Bani, il secondo, il quale è stato ammonito insieme a Di Roberto qualche istante fa. Hanno il loro bel da fare, l'arbitro stavolta ha preferito non fare nessun cartellino. Il Catania, che però può battere un calcio di posizione dal limite dell'area di rigore, siamo praticamente distanti mezzo metro e sono praticamente in tre che si praticamente palleggiano la responsabilità di andare a calciare da quella posizione. C'è Belmonte, potrebbe calciare col destro, Calaio col sinistro e Rosina, si defila Belmonte, però pertanto proverà o Rosina o Calaio. Occhio alla Provercelli invece, a parte invertite, perché la Provercelli sui calci piazzati ha sempre provato uno schema nuovo, poi ve ne parlerò dopo che la Catania avrà battuto. Questo calcio di posizione sembra maggiormente motivato dalla battuta Rosina, molto probabilmente sarà un tocco corto per Belmonte che calcerà da quella posizione, anzi no, Belmonte si va praticamente a defilare, Calaio e Rosina, la rincorsa di Calaio, la finta è Rosina, il tiro! Che gol di Rosina! Eccolo! Che gol! I minuti della calcio di punizione, Rosina porta al terzo gol della Catania. Che gol! È andato praticamente a cercare la parte più estrema dell'assetto di sinistra della porta difesa da Russo, che è stato lì a guardare pietrificato al minuto 31 il gol di Rosina. Che calcio di punizione, che gol, che partita quella che stiamo andando a raccontarvi, che punizione. È davvero una Catania che ha cambiato sostanzialmente marcia. Quando fai girare meglio il pallone non hai bisogno di correre così tanto. E Rosina sullo schema. Ti voglio dire che Marcolin ha parlato prima della partita a Sky, quindi probabilmente il silenzio stampa... Ah, ma sì, ma è chiaro che il silenzio stampa sarebbe... Guarda, è stato... Mamma mia, nel frattempo, attenzione! La possibilità per la... I gol di Maniero! I gol di Maniero! I gol di Maniero! Arriva anche la possibilità sul servizio corto dal limite dell'area di rigore, il controllo del pallone dal destro al sinistro, arriva Riccardino Maniero al minuto 12, Maniero ci regala il gol della 4-0, mamma mia, bravo Riccardino! Ci mancava il tuo gol e intanto Riccardo Maniero. Molto bravo, esce, molto bravo Maniero. Esce, scusa Michele, mentre esce Castiglia ed entra ed Emanuello, giocatore di scuola Juventus, e mentre esce Satella ed entra Mattia Sporcati. Sprocati, non sporcati. Sprocati. Allora, due sostituzioni della Provercelli, però dobbiamo segnalare, è un gol molto importante questo qui per Maniero, da un punto di vista psicologico, e la cosa che più mi ha colpito è stato l'abbraccio con Calaiò. Questo è un grande significato, quando, ed era successo anche il contrario quando aveva segnato Calaiò. È stato molto bravo Maniero, dimostrando di avere la classica stoffa dell'attaccante, perché è stato bravo a saltare due giocatori avversari e poi a piazzare il pallone laddove il portiere non ci poteva arrivare. Sono delle notazioni importanti per questa squadra, anche da un punto di vista del morale, del carattere. Si possono immaginare due minuti di recupero, nulla più. Dopo andremo naturalmente per i commenti. Patanea conclude. Ultimo minuto di partita con le curve che continuano ad inneggiare. Due saranno i minuti di recupero con il Catania, che vince 4-0 contro la Provercelli e con la possibilità ancora per Maniero di andare a trovare un pertugio al limite della rigore, però esce meglio così, palla al piede con
la possibilità. Io ero distratto dal coro del Catania, che era dedicato a Fuggiventi, ma non ho francamente capito quale fosse il segnale che giungesse alla curva. Ce lo faremo decrittare nel proseguo, ma intanto continua a provare il Catania, il giro palla, con una tenuta diciamo atletica del Catania sicuramente migliore, dobbiamo dire anche questo, ma è chiaro che è un Catania tutto nuovo, Belmonte, Schiavi, Ceccarelli e Mazzotta, Coppola, Sciaudone, Rosina ha sempre corso, Maniero, insomma sono praticamente giocatori che adesso il Catania dovrà preservare, e questo è un altro degli argomenti che andremo probabilmente a raccontarvi nell'arco dei prossimi mesi, da eventuali insomma deflagrazioni di infortuni. Anche in questa circostanza facciamo i debiti scongiuri con le mani collocate sotto il nostro banchetto, però è anche chiaro che è un Catania che si è ritrovato comunque con una energia che è durata 92 minuti, tanto sta per durare la partita, prima che il signor Maurizio Mariani di Aprilia dica che è finita e finisce o finirà tra qualche istante con 4 gol, quelli di Calaiò, è finita il terzo istante, ancora Calaiò, allora intanto non ringraziamo Patanè, che non sentiamo più in questo momento perché naturalmente c'è la speaker che sta parlando sopra, grazie ad Angelo Patanè che stava raccontando comunque i 4 gol che hanno significato la vittoria del Catania contro la Provercelli. Pubblicità.